La galleria di Ellera è uno dei primi centri commerciali che sono sorti tra il comune di Perugia e quello di Corciano. Ad Ellera, un motivo di incontro tra due comuni. E Carmine Camicia, che ricorda l'associazione Nicola Camicia, scomparso lo scorso anno, ha voluto donare alla galleria di Ellera un defibrillatore. Beh, Carmine Camicia si è battuto mentre faceva il consigliere comunale a Perugia per fare Perugia una città cardioprotetta e in parte ci è riuscito. Sono molti i defibrillatori che sono stati messi nel comune di Perugia, sul territorio del comune di Perugia. E adesso è la volta anche di Corciano e si comincia proprio dal centro commerciale La Galleria. Oggi l'inaugurazione di questo defibrillatore alla presenza di tante persone, politici che vengono dal comune di Perugia, personale che fa parte del mondo medico. C'è anche il sacerdote che benedirà il defibrillatore, perché deve funzionare e deve fare il suo lavoro. E poi ci sono le testimonianze di coloro che raccontano quanto possa essere importante la vicinanza di un defibrillatore, la possibilità di salvare la vita attraverso quelli che vengono chiamati gli angeli del cuore. I laici che sanno manovrare un defibrillatore, la presenza di un defibrillatore, la presenza di chi sa come fare un massaggio cardiaco in attesa del 118. Ecco, è questo l'importante, riuscire a fare corsi per grandi e anche per i più piccoli, per coloro che fanno parte del mondo della scuola, gli studenti, quelli che riescono a essere presenti e che possono costruire un futuro di laici, così vengono chiamati coloro che sanno manovrare un defibrillatore, per salvare le vite. Ecco, il centro commerciale di Elera è un centro frequentato, sono tante le persone che vanno nel centro commerciale. Ci sono anche gli uffici della ASL per fare tutte le pratiche e quindi sono tanti quelli che frequentano il luogo. E un defibrillatore serve, la benedizione e poi il taglio del nastro, ricordando quel nome, quel Nicola Camicia scomparso che tanto dava di aiuto agli angeli e quelli che sono i laici dei defibrillatori. Ed è giusto che si ricordi lui in questo momento, in questo posto che l'ha visto spesso, in questa situazione dove lui ci è cresciuto, con Carmine Camicia che ha fatto davvero un lavoro prezioso per il comune di Perugia. E adesso, insieme a tanti amici e amiche, inizia a farlo anche per il comune di Corciano. Una città cardioprotetta, è un bel impegno questo di fare una città cardioprotetta, no? Beh, diciamo che è un impegno importante, è un obiettivo che ci siamo prefissati come giunta, come nuova giunta che si insedierà nel Comune di Corciano. Iniziamo dalla Galleria di Ellera. La Galleria è il punto fulcro per i cittadini, per i residenti, il punto che era più vissuto prima della nascita dei centri commerciali e vogliamo riportarlo in auge, vogliamo farlo ripopolare, vogliamo far ritornare le attività nella Galleria. E la prima cosa bisogna anche dare sicurezza. Sicurezza come si dà? Anche con la presenza di un defibrillatore. Quindi questa mattina abbiamo installato un defibrillatore all'interno della galleria, abbiamo formato il personale. È stato un evento conviviale bellissimo con la presenza delle istituzioni, con la presenza di esponenti della chiesa, con esponenti delle associazioni e anche i commercianti che vivono e frequentano la galleria. Quindi diciamo questo è solo un piccolo passo di quello che sarà il progetto Cuore a Corciano, uno dei tanti progetti proposti dalla nuova giunta, che sarà giunta Padovano, e mi auguro che sarà solo l'inizio di tante tappe dove verranno installati i defibrillatori, verrà fatta formazione, perché per salvare una vita basta veramente poco.
Ellera è a metà strada, il confine tra Perugia e Corciano. Perugia ha avuto un grande successo, la città cardioprotetta. Corciano cominciamo adesso. Corciano è solo all'inizio, ma diciamo che il progetto Cuore del Comune di Perugia ci è da esempio e possiamo fare bene come il Comune di Perugia, possiamo fare anche meglio, perché comunque le frazioni che fanno parte del Comune di Corciano possono essere arricchite della nostra presenza, della nostra formazione. L'amministrazione sarà sempre presente nel territorio, verranno installate delle colonnine, verranno fatti dei corsi periodici, dei corsi di retraining per il personale, per le aziende, per i giovani ma anche per i meno giovani. E un'altra cosa importante, l'abbiamo citata questa mattina, verrà fatta formazione nelle scuole, perché la formazione si fa dai primi anni dei ragazzi, che devono avere questo aspetto di soccorso tra le loro armi e le loro basi scolastiche e culturali. È l'inizio di un lungo viaggio, questa Corciano cardioprotetta. Dobbiamo aspettare Amalia e Luca perché possa dirsi Corciano diventerà una città cardioprotetta. Infatti, è vero, cioè, purtroppo anche esperienze personali che mi incoraggiano, mi incentivano a portare avanti questo progetto, perché ogni struttura, specialmente anche scolastica sportiva, sia dotata di defibrillatore. È importantissimo il primo soccorso, anche se, come abbiamo ripetuto durante questa inaugurazione, dobbiamo chiamare subito il 118, poi intervenire anche sotto la guida del 118 in caso di infarto di un familiare, di un amico, di un parente. Ma io ci tengo moltissimo che le strutture sportive e le scuole siano dotate assolutamente di defibrillatore. Questa sarà una delle mie battaglie che farò se sarò eletta nel Comune di Corciano.